Dal 18 giugno la Lufthansa interrompe i collegamenti con Caracas, non riuscendo a coprire i costi. La compagnia tedesca dovrebbe cambiare in dollari i propri guadagni, ma a causa dell'inflazione galoppante in Venezuela, che ha superato il 500%, i guadagni precipitano su base settimanale. Inoltre Lufthansa cambia al tasso ufficiale, che è di un dollaro per 10 bolivar, la moneta locale. Un cambio che esiste solo nei documenti ufficiali, perché tutti cambiano al mercato nero, dove per un dollaro si ottengono fino a 900 bolivar, una cosa che una compagnia internazionale non può fare. Da qui l'impossibilità di coprire i costi di gestione. Senza dimenticare che la richiesta di voli da e verso Caracas è crollata in questi ultimi mesi e gli aerei viaggiano quasi vuoti. Anche la compagnia LATAM potrebbe prendere questa decisione dal 31 luglio. I passeggeri che hanno acquistato biglietti per voli successivi al 18 giugno verranno rimborsati oppure smistati verso Bogotà e Panama, e si farà in modo che da lì raggiungano la capitale venezuelana con Copa Airlines o con Avianca.